tutti voi ragazzi e ragazzi, il vostro caro Mastro King, e benvenuti in questo nuovissimo video di Pokémon versione Platino. Allora, dall'ultimo video sono cambiate un po' di cose. Allora, come prima cosa, non ho potuto ancora catturare Giratina perché Camilla sta lì e blocca il passaggio, e quindi non penso che prima la Lega ci possa andare. Poi qui andando a destra arriva Valore, si va sul percorso 222, che ho già fatto tutto, quindi tutti i vari allenatori, più che altro per semplificare l'allenamento della squadra. Ho preso pure tutti gli strumenti e ora la squadra ce l'ho tutta a livello 50. Poi, altra informazione, ho trovato la MT Terremoto e quindi l'ho insegnata a Deco. Sta nella parte, quella nascosta della grotta labirinto. Ok, qui incontriamo Vulcano, che è uno dei quattro super 4 della Lega Pokémon, no, precisamente il terzo, che è quello di tipo fuoco. Ok, dice che dobbiamo far tornare la voglia al capo palestra di lottare. Allora, non ricordo se qui mi danno cose utili, qualche regalo. Ok, questo diciamo ricompenserà solamente chi ha raggiunto i Pokémon, ha raggiunto il livello 100. Ok, sono i vari bolli, pure tu penso darà il... no, non darà il nulla. E... ok, diciamo che quello lì dei bolli diciamo non è che mi interessa tanto come cosa, però... allora io direi di girare un po'. E magari qualcuno della strumento non mi pare. No, non è un po'. Oh, strumento. Appunto, abbiamo trovato la pietra tuono. Ma una già l'avevamo, che l'avevamo trovata nella grotta, quella che sta a Fleminia, cioè nelle rovine. Tu chi sei? La posso fare? Ok. Ok, il calendario ci ha dato. Non capisco l'utilità, però abbiamo un nuovo software per il Pokécaron. E quindi direi di stare a posto per il momento. Allora, come prima cosa è di andare da Corrado per farlo tornare alla palestra. Ok, tornando alla palestra, quindi possiamo tranquillamente andare. Il che non ricordo mai dove sta, però. Dovrebbe stare qui in teoria, se non ricordo male. Andando a sinistra, esattamente, allora mi ricordavo bene. Ok. Direi che possiamo entrare. Ovviamente sfiderò tutti gli allenatori per il semplice motivo di volerli,
c'è sempre il motivo di voler livellare il più possibile. Ok. Ora passiamo sopra e sfidiamo questo allenatore qui, che ci manda Magneton. Allora, terremoto sicuro non era, e non è efficace perché, se non ricordo male, ha levitazione Magneton. Ok, tanto ci abbassa parecchio che abbassa sia precisione parecchio la vita, e quindi direi di fare l'ultimo scannocchio per mandarlo KO. Perfetto. Direi di andare di qua e sfidare quest'ultimo allenatore. C'è quest'ultimo, questo che sta di qua. Non so un fuoghilama quanto riesco a togliergli, pure abbastanza parecchio. Anzi, meglio di mega assorbimento. Anzi, in realtà non vedo l'ora che impara super giga assorbimento. Ok, Lello, appunto, l'ho chiamato e lo metto al posto di mega assorbimento. Ci manda un altro Luxio. Vediamo con... Ok, diluiamo parecchio con giga assorbimento. E abbiamo questa poche bimba. Ci manda un Pikachu, chissà come mai me l'aspettavo. E devo ammettere che il giga assorbimento è veramente veramente ottima come mossa. Ora ha recuperato tutta la vita, quindi non ho bisogno di usare altri giga assorbimenti. E perfetto. Anche questa allenatrice è andata KO. Direi di battere anche questo, che ci manda un Raichu. Questa la vedo più difficile per batterlo. Infatti non basta una mossa per farlo, però ci dà parecchia esperienza. Chissà se... No, ho sbagliato. Chissà se arriviamo al livello 52 prima di arrivare al capo palestra. Spero di sì. Allora ci manda Electrapaz e ci usa con l'acciaio. Ci mancava pure, ci abbassava la difesa. E direi tranquillamente di andare a usare giga assorbimento. Ok, abbiamo fatto pure brutto colpo, meglio così. E sale a livello 52 il nostro Torterra. Ok, abbiamo sconfitto anche quest'altro allenatore. Non so quanto tempo ci vorrà per... Ok, c'è abbastanza vita per arrivare al capo palestra. Spero che ci vorrà veramente, veramente poco. Ok, vita tanto ne hai un po'. Spero non si colpisce da solo. Ottimo. Ci manda un altro Luxio. Ok, perfetto. È vero, perché ci ha aumentato con Bullo la attacco speciale. Cioè l'attacco, quindi... Siamo bene o male a posto. Ok,
questo dovrebbe essere l'ultimo allenatore. Spero. Ok, ci usa foglie lama. Cioè foglie lama di rigore acciaio e la seconda volta fallisce. Ok, ora ci manda Magneton. E direi di andare avanti a foglie lama. Spero che basti questo attacco per mandarlo KO. No, ma gli è bastato a lui per mandare noi KO. Ok, perfetto. E questo ultimo allenatore è andato KO. Direi subitissimamente di usare revitalizzante sopra a Deku. E due iperpozioni, una su Deku e una su Fighter. Diciamo quei pochi che avevo, quei pochi come posso dire, PP di assorbimento, li voglio conservare per il capo palestra. Quindi meglio così, più che altro per il semplice motivo per il quale ci conviene fare, cioè perché in questo modo riusciamo a, cioè, ad attaccare allo stesso tempo riuscire a recuperare qualche PS. Però a quanto pare con terremoto, essendo super efficace, riusciamo a batterlo. Ok, siamo pure stati scottati, quindi voglio rischiarmela. Sì, sono riuscito a batterlo, però dubito che con... Ok, infatti direi di mandare Fighter. Non so se quest'ultimo Pokémon riesco a batterlo. Sì, riesco tranquillamente. Ok, perfetto. E quindi l'ultimo capo palestra è stato battuto. Ok, abbiamo vinto il capo contro il capo palestra e a quanto pare si è divertito. Quindi stiamo tranquillamente a posto. E ci dà l'MT contenente raggio scossa. Ok, direi che possiamo tranquillamente tornarcene a casa. E non incontriamo... Ok, non incontriamo Vulcano. Mi aspettavo che devi incontrarlo qui fuori, però a quanto pare non lo abbiamo incontrato. Penso allora ci parlerà direttamente all'interno della Lega, che non faremo in questo episodio. E pertanto, ok, mettiamo in questo allenatore. E perché voglio prima allenare la squadra per bene. Quindi non lo faremo neanche nel prossimo video, perché nel prossimo video arriveremo tranquillamente alla Lega. Mentre tra questo e il prossimo, e un po' tra il prossimo e quello dopo, allenerò la squadra fine dello 60. Ok, sostanzialmente ok, non ci vuole sfidare, meglio così, così almeno guadagniamo tempo. Però c'è pure Yasmin, non mi ricordo mai il nome, quello con la G, come si deve pronunciare.
e ci dà la MN07 che contiene Cascada. Direi subito di insegnarla al nostro amico, anzi alla nostra amica Rainbow. Direi di insegnargliela al posto di attacco rapido. Poi, appena avrò portato tutte a livello 60, vedrò se varie metti da insegnare ai vari Pokémon. Perché, ad esempio, per dire, Tuono, che ricordo che non ricordo se Luxray lo imparava o no, però mi pare di sì. Però non ricordo il livello a cui lo imparava. E non so se la impara prima del livello 60. E quindi se la impara prima del livello 60, a posto, ho risparmiato un MT. Altrimenti dovrò usarla per insegnargliela, diciamo. Ok, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di mettere mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.